colgo volentieri l'occasione per l'augurio pasquale che rivolgo a tutti i piacentini, a tutti i coloro che vivono qui nelle nostre terre, nella diocesi di Piacenza Bobbio. Come ben sappiamo, l'augurio pasquale è un augurio di speranza, è un augurio di vita nuova. E sembra non essere facile oggi questo augurio di speranza e di vita nuova. Anche le condizioni del tempo non sono così felici, non sembra essere la Pasqua, ma sono soprattutto le condizioni nelle quali noi viviamo che rendono difficile l'augurio di gioia pasquale, perché viviamo in una situazione di grande difficoltà, come ben sappiamo tutti, molte aziende stanno chiudendo, c'è il problema del lavoro per molti, c'è il problema economico, ma c'è anche un altro problema, il problema della sfiducia, del venir meno di quella forza che consente di attraversare appunto le difficoltà. Ma dobbiamo ricordare che la Pasqua è sì vita nuova, è sì risurrezione, ma il cammino parte da lontano e attraversa la passione, quella del Signore Gesù, ma insieme a Lui anche la passione di tutti noi, la nostra sofferenza, le nostre difficoltà, le nostre ferite. Ecco, se noi volgiamo il nostro sguardo a Cristo sofferente, a Cristo crocifisso, lo vediamo anche risorto grazie alla forza dell'amore, perché l'amore vince l'odio, perché la luce sconfigge la tenebra. La vita risorta di Cristo è donata a noi nel suo gesto di amore. Allora ecco l'augurio a tutti coloro che stanno soffrendo per vari motivi. Un augurio in particolare a un papà e una mamma che hanno perso il loro figlio di 16 anni, è avvenuto non lontano da Piacenza, è avvenuto a Corte Maggiore. Un augurio che va a tutti gli ammalati, che va alle persone che hanno perso ogni fiducia, ogni speranza. Volgiamo lo sguardo a quel Cristo crocifisso, perché lì abbiamo la scintilla in cui possiamo scoprire la forza dell'amore, e quella forza dell'amore è donata a noi dal Signore Gesù, morto per noi, risorto per far risorgere anche tutti noi. Ne abbiamo bisogno di questa speranza. Papa Francesco ha detto: non lasciamoci rubare la speranza, ma ha anche subito aggiunto quella speranza che Cristo e Cristo risorto ci dona. Ecco allora l'augurio di un buon passaggio, perché la Pasqua è passaggio dalla schiavitù alla libertà. Ecco allora l'augurio di una vita nuova con quella fiducia e con quella speranza che ci consentono di guardare al futuro. Buona Pasqua a tutti.